Dicevamo, parleremo dell'equazione di Dirac, che è il primo aneddoto, in realtà molto recente, come vedete dal titolo. Il titolo si chiama L'equazione dell'amore, prima, durante e dopo, ovviamente prima, durante e dopo, noi parliamo dell'equazione, come si sente, questo potrebbe giù. Che segna fine G. Giù, funziona. E quindi l'aneddoto qual è? Come forse avrete letto nella presentazione, che per un motivo inspiegabile, a livello mondiale, credo, questa equazione è stata identificata innanzitutto con l'equazione dell'entanglement quantistico, che non c'entra assolutamente niente. Però è stato preso un aspetto di questa equazione che la vedremo dopo. Assieme hanno fatto un po' un miscuglio e hanno deciso che questa equazione è l'equazione che descrive il legame, il perituro che c'è fra un soggetto e un suo opposto nel mondo. Quindi l'equazione dell'amore, no? Perché quella dell'amore è l'equazione di noi, l'amore fra gli opposti, teoria. Adesso, una frase rischiosissima, adesso, dipende come sono d'accordo con quello che rischia. E quindi. Appunto che c'è chi si è attuato. Ovviamente nel frattempo il passaparola è arrivato, è andato oltre, quindi anziché tatuarsi l'equazione giusta, si tatuano l'equazione sbagliata, scritta con un più e non con un meno. Però insomma, alla fine, incredibilmente, nel mondo, diciamo, nel mondo dei social, questa equazione di Dirac ha preso questa strada dell'equazione dell'amore e adesso non so se ancora adesso, però c'è stato un periodo fino a 3 o 4 anni fa, dove veramente era estremamente utilizzato questa equazione per esprimere l'amore in perituro fra soggetti. Noi ovviamente non parleremo di questo, parleremo invece prima, durante e dopo. Per chi conosce il mio stile delle mie presentazioni, io per parlare di un argomento cerco di raccontare come siamo arrivati all'equazione, quindi prima, poi l'equazione e poi che cosa dice l'equazione. Ovviamente, essendo che Dirac era un genio, in realtà quello che noi presenteremo oggi sono dei tentativi estremamente bizzarri di cercare di banalizzare qualcosa che banale non è. Ora, purtroppo in questi ultimi 2 anni abbiamo visto qual è il rischio nel banalizzare la scienza, no? Perché stiamo osservando fenomeni in cui tutti si improvvisano virologi, quindi adesso io non vorrei esagerare, quindi io vorrei enfatizzare il fatto che noi stiamo banalizzando, ma stiamo barando. Spesso verranno dette cose che non sono perfettamente esatte, ma perché servono semplicemente per cercare di vedere se riesco a dare quel segnale che permette a qualcuno di dire, sì, in effetti qualcosa dietro ce la vedo pure io, no? Anziché semplice racconto di quello che è stata la storia. Quindi, senza indugi, andiamo avanti. Questo è, diciamo, il film di quello che sarà la nostra storia. Noi partiremo da Maxwell e poi andremo assieme a tutta una serie di altri fisici a scoprire un po' di meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica, come diceva il Presidente, è uno degli ingredienti dell'equazione di Dirac. Poi andremo a capire come la meccanica quantistica, diciamo quella bizzarra, quella iniziale, quella di Bohr, si passa alla meccanica quantistica quella vera, e poi la meccanica quantistica quella vera, come Dirac la porta, mette assieme con la relatività quella speciale, perché la relatività generale è tutto un altro film, e quello è ancora in divenire. Forse la teoria delle stringhe potrebbe essere la soluzione, ma non ci sarà. A quel punto, una volta che vedremo come è fatta questa equazione di Dirac, discuteremo in che maniera Dirac stesso riesce a vederci dentro quello che nessuno era riuscito a vedere prima di lui. Se siamo pronti, quindi iniziamo e partiamo sempre, come al solito, dal più famoso di tutti, Maxwell. Maxwell, nel 1865, scrive 4 equazioni con le quali riassume un po' tutta la storia dell'elettromagnetismo. Però cosa hanno di particolare queste 4 equazioni? Cos'è che a noi interessa? Perché ci interessano? Perché Maxwell, in queste 4 equazioni, dice, io vedo l'esistenza di una cosa nuova che chiamo onda elettromagnetica. Le sue equazioni dicevano che se io ho un oggetto carico e lo faccio muovere in un modo non uniforme, tipo come avviene qua questo pezzo metallico che poi chiamiamo antenna,
se io faccio muovere l'oggetto tale che muove un uniforme, questo emette l'energia sotto forma di onda. Le equazioni addirittura riescono anche a stabilire le proprietà di questa onda, la velocità, il fatto che si propaga nel vuoto e tutto, esce fuori questa ipotesi bizzarra e estremamente innovativa per la tecnica. Tenete conto che stiamo parlando del 1865, cioè quando si parla di carica elettrica nel 1865 non si sa bene di cosa sta parlando, perché il neutrone è stato scoperto 40 anni dopo. A questi l'atomo, la teoria atomica era lì che stava sgomitando ancora con la teoria del flogisto, e si pensava che l'atomo fosse l'atomo di Dalton, cioè quello bello pieno, non c'era protone, elettrone, tutto. Quindi la carica elettrica non si capiva se era un fluido, una proprietà, insomma, ciononostante le equazioni di Maxwell sono indipendenti da che cosa sia la carica elettrica, ma dicono questo aspetto importante. Perché è importante? Perché poi le equazioni di Maxwell, siccome stabiliscono che le cariche di onde elettromagnetiche hanno la stessa velocità della velocità che era stata molti anni prima misurata per la luce, di cui si sapeva poco, anche se in esperimento del 1800 aveva forse stabilito che anche la luce fosse un'onda, con le equazioni di Maxwell, il fatto che questa onda, se c'è, ha la stessa velocità della luce, si è arrivati finalmente a dire che la luce è un'onda. Però la fisica, come sappiamo, la fisica non si basa solo sulla teoria, la fisica ha bisogno di prove sperimentali. La teoria può essere bella quanto si vuole, rigorosa quanto si vuole, sappiamo le cantonate che ha preso Aristotele, quindi non stiamo dietro, serviva un esperimento che provasse l'esistenza di queste onde. Il primo esperimento che le prova è condotto da Erik Metz, con questo apparato che vediamo raffigurato in questa tavolina. Il fatto che cos'è che fa? Lui riesce a generare una scarica elettrica fra queste due si vede qui ci sono delle sferette, e quando si genera una scarica elettrica, cioè se è vero quello che dice Maxwell, si deve anche verificare una scarica elettrica anche qua, perché la scarica elettrica che cos'è? La scarica elettrica è della carica che si muove di moto non uniforme. Quindi se è vero che una scintilla qui crea delle onde, quest'altro oggetto, che a sua volta ovviamente è un oggetto dove si possono muovere le cariche, anche se non è collegato da nessuna parte, deve più o meno succedere qualcosa. Andiamo a vedere una riproduzione di questo esperimento. Questo è l'unico video che vi farò vedere oggi, sono due. Lo vediamo, se parte, sì. Moderno, quindi c'è tutto un approccio per cercare di generare la scarica elettrica. Non è mai lungo, eh? Qui ci sono, come vedete qui, adesso lo vedrete, guarda la scarica, tac, se lo vedete qua c'è la lampadina che si accende, questa non è collegata a niente, adesso lo farò vedere, tac, vedete che si accende? Questa è la riesecuzione, con qualcosa di un po' più moderno, dell'esperimento di Hertz. No? Hertz, così facendo, genera una scarica elettrica attraverso due sfere metalliche, genera, chissà cosa ha visto lui, avrà visto un'altra scintilletta, probabilmente, dall'altra parte. Quindi questa è la prova provata, in effetti queste onde elettromagnetiche esistono. Ecco, ho fatto subito casino. Proviamo così. Ok. Avanti. Okay. E quindi con l'esperimento di Hertz siamo arrivati alla prova provata che le onde elettromagnetiche esistono, siccome le onde elettromagnetiche hanno la stessa velocità della luce, la luce si pensava che potesse essere un'onda grazie al fatto che Thomas Young, una cinquantina di anni prima, aveva più o meno visto l'interferenza con la luce, ormai è fatta, abbiamo risolto tutto, la luce è un'onda. Perfetto, ce ne possiamo andare a casa. Peccato che esattamente lo stesso anno, del 1887, lo stesso Hertz, che ha fatto tutta questa roba qua, non posso fare, e non è rosso, non sono tutti. Ciò con voi, sempre perché uno le prova a casa 200 volte, e poi quando è al vivo, ma per vivo. Oh,
Ma lo stesso Hertz si accorge di un altro fenomeno che io qua ho raffigurato con questo disegnino qui. Il fenomeno è, si chiama, oggi lo chiamiamo fenomeno fotoelettrico. Cioè, cos'è che si accorge? Lui si accorge che se noi prendiamo un oggetto di metallo che è stato in qualche maniera caricato e lo esponiamo a delle radiazioni, a della luce, che appunto mai sappiamo essere un'onda, che succede? Che questo oggetto si scarica, come è normale che sia. No? Cioè, se io faccio arrivare una reazione luminosa intensa su questa piastra metallica, questa si scarica, ma mi accorgo perché la collego a un strumentino elettroscopico, perché se la conosce tutti, non quello con le due foglioline che è così. Quindi se io faccio una giare qua, piano piano vedo che queste due foglie si richiudono. E fin qui tutto a posto. Quello che però succede è che se io qua con questa piastra, che di solito è lo zinco nel caso di Hertz, se io qua ci metto del vetro, vetro bianco, normalissimo vetro, non si scarica niente, cioè, il fenomeno non avviene. Io posso anche metterci 20 lampade, 100 lampade, 1000 lampade, niente. E questo comincia a essere un po' più strano, cioè come mai? No, perché nella nostra testa, diciamo, cos'è che abbiamo? Utilizziamo che la carica elettrica sia come un secchiello con delle pietre messo sulla sabbia. Se arriva un'onda gigante, le butta via. No? Quindi il modello ondulatorio della luce si aspetta che arriva l'onda. Perché il vetro blocca questo fenomeno e quando anche io aumento l'intensità non cambia nulla? Però da poco ci si è accorti che la luce non è soltanto visibile e che il vetro, pur facendo passare lo spettro visibile, perché non è trasparente, non fa passare la radiazione ultraviolette. E allora il dubbio è venuto fuori, ma vuoi vedere che le uniche che riescono a far scaricare sono le radiazioni ultraviolette? E quindi cominciano a fare una serie di altri esperimenti con tanti altri metalli, e si accorgono che per ciascun metallo esiste, diciamo, un colore di soglia, no? Cioè, per lo zinco è il ultravioletto, non sarebbe un vetro che è molto ultravioletto. Con altri metalli, magari, se ci faccio passare la luce gialla non si scarica, se ci faccio passare la luce verde che è una lunghezza d'onda un po' più corta, una frequenza più alta, si scarica, con altri col blu, insomma, ciascun metallo si scarica solo e esclusivamente se la luce che incide è oltre un certo colore. Fatemi dire oltre un certo colore. Possiamo dire anche oltre una certa frequenza, perché tanto ormai sappiamo che luce è un'onda. Questo fenomeno però non ha nessun senso. Ritorniamo all'esempio del secchiello. Allora, se io il secchiello, se gli faccio arrivare un'ondina piccola, per quanto sia frequente, sposta. Quindi per quale motivo la frequenza sembra essere più importante che l'intensità? Quindi l'intensità sembra proprio indipendente, quello che conta sembra la frequenza. Poi è vero che se uso la frequenza giusta, poi il fenomeno è tanto più veloce quanto più alta è l'intensità dell'onda. Ma se io sono sotto una certa frequenza, totalmente come se non stesse passando. Allora, la soluzione a questo problema la fornisce in realtà Einstein, ma sfruttando una trovata di Max Planck. Max Planck, perché vi faccio vedere questa cosa qua. Max Planck cos'è che aveva, che problema aveva affrontato? E qui non c'è verso, qui volevo solo raccontare perché la matematica dietro è talmente complicata che non c'è nessuna possibilità al mondo di riuscire ad analizzare quello che stiamo dicendo. Max Planck si era preoccupato di analizzare quello che io chiamo la temperatura del colore. Oggi noi lo sappiamo, abbiamo le lampadine, ci dicono questa lampadina è da 4000 Kelvin, questa da 6000 Kelvin. Io qua cos'è che vi ho messo? Vi ho messo apposta le camere infrarossi, perché anche noi emettiamo
radiazioni elettromagnetiche. Cosa succede qua? Qui se fossimo al buio noi non vedremmo niente, perché i nostri occhi non vedono l'infrarosso, ma il nostro corpo, la temperatura è 36 gradi, emette in realtà tutte le onde, tutte le radiazioni elettromagnetiche, ma in maniera estremamente intensa, piccate sull'infrarosso. Insomma, alla fine ci si era accorti ai tempi che a seconda della temperatura del corpo, poi che fosse già nero o meno, non importa, perché poi ci anche riflettiamo. No? L'importante sarebbe fare questi esperimenti con qualcosa che non riflette nulla, cioè il corpo nero, ma anche se lo facciamo con una cosa che non è cambia poco. E si era accorti che a seconda della temperatura c'è un certo spettro di colori che vengono emessi. Quindi se sono con temperature basse, lo spettro è molto piccato sulle frequenze molto basse di infrarosso, più mi alza la temperatura, più questo spettro, che è una specie di curva che sale e poi scende, si sposta verso il violetto. Qual era il problema? Il problema era che, ok, questo era molto utile perché serviva poi per riuscire, voi che siete astrofili, serviva per riuscire a capire le temperature delle stelle. Io appunto il mio telescopio verso Alfa Centauri, prendo solo la luce che è da lì, guardo lo spettro, dico, questo è lo stesso spettro che ha la mia lampadina a San Cielo quanto, e quindi la temperatura l'ho trovata. Quindi, dal punto di vista pratico era bellissimo, ma per i fisici, il fisico, adesso lo dico perché adesso mia figlia si è poco laureata in chimica, quindi c'è una sfida in casa, i chimici invece sono molto più, sono dei tabelli, sono tabelli fisici, ma loro vivono le tabelle, un po' come gli ingegneri. Per noi invece no, bisogna che ci deve essere una sola formula che deve dire tutto. Quindi il fatto che esistesse questa sequenza di tabelle messe lì che non serve a noi, il fatto fisico è assolutamente inaccettabile. Esatto. Non può funzionare così. Allora bisogna trovare un modo di far sì che la teoria riproducesse questi spettri. E non ci si riusciva, non c'era verso, con la fisica classica non c'era nessun modo. L'unico che riesce a risolvere questo problema è proprio Max Planck, il quale però deve tirare fuori un'ipotesi a quei tempi estremamente bizzarra, a cui lui stesso non credeva, diceva tutto mi funziona se io ipotizzo che l'energia che viene, che posso associare a una qualunque radiazione elettromagnetica di frequenza F data, non è un'energia qualunque, come potrei fare con la fisica classica o con le equazioni di Max. Le equazioni di Max dicono io posso alzare l'intensità quanto voglio. Se la mia frequenza è F, la mia onda può avere soltanto energia. HF, 2HF, 3HF, 4HF, cioè soltanto un multiplo intero del prodotto di H per F. Non può avere 3,5HF, 3,7HF. Se io butto lì nelle mie equazioni questa ipotesi totalmente assurda, ecco che improvvisamente nel fare la matematica del tutto viene fuori una risoluzione che matcha perfettamente con il dato sperimentale tutte le temperature. E quindi Planck se ne esce fuori con questa ipotesi che però rimane un po' lì. Funziona bene, però non si capisce cosa sia. Il primo a credere a Planck è proprio Einstein. Einstein nel 1905, allora sconosciutissimo, lavorava all'ufficio brevetti di, adesso ne parlo più mai, se è Berna, lo dico, in Svizzera. Cosa che dice? Sai che secondo me non è sbagliatissima la questione che dice Planck. Dobbiamo ipotizzare che sia proprio così, cioè che l'onda elettromagnetica in realtà non sia un'onda nel senso classico del termine, ma sia fatta da tanti pallottoline, come io qua ho cercato di rappresentare. Prima qua c'era l'onda, adesso avete le pallottole. Vedete, si vedono? Fotoni, come vengono chiamati. Ciascuna porta la sua quantità di energia a HF, proprio quella che dice. E se dico così, risolvo il problema del fenomeno fotoelettrico. Perché? Perché lui dice, benissimo, supponiamo che sia vero quello che c'è Planck. Allora, tanto siamo nel 1905. Nel 1905 cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati scoperti gli elettroni e i protoni. Quindi adesso già sappiamo che un corpo carico, o tutti i corpi
i corpi carichi negativamente, che era dove si andava a osservare di più il fenomeno fotoelettrico, sono carichi negativi, vuol dire hanno un eccesso di elettroni. Quindi vuol dire che su questa piastra di zinco, che risulta carica, quando arriva Einstein sappiamo che c'è un eccesso di elettroni. Allora lui dice, questi elettroni in qualche maniera comunque sono un po' attaccati alla piastra, la piastra in qualche maniera cerca di tenersi. Se io dico che tutto funziona come dice Planck, ciascuna di questi miei proiettili porta l'energia HF. Quindi con una certa frequenza l'energia di ciascuno è HF. Quindi che succede? Questi qui urtano uno alla volta con un elettrone, cioè sarà impossibile che urtino due, tre, completamente un elettrone. Quindi ogni elettrone viene colpito ogni volta da uno a un suo fotone. Se l'energia che dà questo fotone all'elettrone HF non è sufficiente a rompere il legame che l'elettrone ha con la piastra, è quello che rimane. Il fenomeno è talmente veloce che quando arriva al secondo elettrone siamo al punto di prima. Quindi anche se ne arrivano 560.000 in un colpo solo, anche se non tutti contemporaneamente, con una raffica, nessuno di loro, se ha una frequenza troppo bassa, riesce a scalzarmi. E quindi l'elettrone non va. E quindi la piastra non si scarica. Se invece l'onda ha una frequenza F, tale per cui l'energia di questo qua, H per F, è superiore alla forza con cui l'elettrone è legato alla piastra, ecco che quello lì sbatte e l'elettrone deve andarsene, e quindi a quel punto sì che il fenomeno diventa dipendente dall'intensità, perché più ne mando e più veloce è il fenomeno di scarico. Chiaro questo descrizione? Questo, attenzione, questo è l'articolo con cui Einstein vince il premio Nobel. In quell'anno lì, lui ne compila quattro articoli. Questi, due sulla relatività e uno sul modo browniano. Quello per il quale vince il premio Nobel è proprio questo, non sono quelli della relatività. Quindi Einstein vince il premio Nobel per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico. Però introduce questo dualismo onda-corpuscolo, che se già prima non capivamo cos'era l'onda, questo dualismo onda-corpuscolo, cioè cos'è? È una cosa che è un po' onda, un po' materia, non è chiaro che cosa sia, non è chiaro neanche a lui, però, come sempre, la fisica è, da questo punto di vista, è laica, cioè, no? Così come ho detto, non importa che una teoria sia bella perché funzioni, cioè perché essere accettata, deve funzionare, e anche se è brutta basta che funzioni. Quindi il fatto che la teoria sta funzionando la rende migliore di quello che c'era prima, no? Anche perché poi comunque con il meccanismo dell'HF si riescono comunque a riprodurre anche tutti i fenomeni prodotti dalle equazioni di Maxwell. Quindi non è che era qualcosa ad hoc, era qualcosa che funzionava sia per riprodurre i fenomeni classici che questo. Quindi aveva un potere predittivo maggiore della teoria precedente, anche se che cosa volesse dire un'onda, un po' onda, un po' particella, è un mistero, e fidatevi che l'ha detto ce lo so, quindi andremo avanti, avanti non è chiarissimo, anche se poi le interpretazioni adesso ci sono. Bene, quindi abbiamo chiuso questo tema, che importante è, viene introdotto nel 1905 questo dualismo onda particella, per adesso soltanto sull'onda elettromagnetica. Fatto sta che questa roba qua permette di risolvere un altro problema che adesso andremo a affrontare. Ritorniamo un po' indietro, sempre nel 1957, stavolta, Balmer. Fisico Balmer si accorge di un altro fenomeno. Adesso apparentemente stiamo saltando un po' in frasca, stiamo andando nella fisica atomica, no? Perché la fisica atomica è dove la meccanica quantistica ha il suo massimo successo. Quindi facciamo una strada che ci introduce alla problematica della fisica atomica e poi vedremo come i due filoni si chiudono. Questo è il fine che stiamo facendo. Allora lui si accorge, cioè lui si erano accorti che andando a vedere lo spettro normalmente, cioè la posizione di colori, non delle lampadine quelle a filamento, ma delle lampadine a gas, cioè ai tempi c'erano lampadine a gas, tipo queste qua, lampadine a nero, un gas, facciamo fare una scintilla, e queste spingono la luce esattamente come queste. Anche quando il gas
una lampadina risultava bianca, anche se non sembra bianca da questo, questa immagine, come per esempio quando gassa l'idrogeno, andando a guardare i colori che venivano fuori, i colori non erano tutti, ma qualcuno, uno, due, tre, quattro, con l'idrogeno, quattro colori. Si vede. Non c'è verde, non c'è giallo, non c'è nulla. Questo che non si capiva come mai, veniva normalmente molto comodo per cercare di capire, perché poi ci si accorge anche qui, che ciascun gas da casa ha la sua impronta, quindi c'è quello che c'è il colore tipico, quindi come nel caso di prima, altra sequenza di tabelle perché permettono di capire cosa riesco a spiegare la cosa composta, sempre la stella di prima, andando a vedere la composizione veramente dei colori, però ovviamente siamo arrivati al punto in cui io poi sto staccando le tabelle che non piacciono, il fisico comincia a praticare. Ora, questo fenomeno qua aiutava anche il buon Bohr a risolvere invece un problema ben più grave. Qual è il problema più grave? È questo. Noi conosciamo questo qui, questo è l'età, ok? Siamo già nel 1913, quindi l'evoluzione del modello atomico si è avuta in maniera notevole, perché siamo passati dall'atomo di Dalton, che era un atomo indivisibile, appunto, prima del 1900 viene scoperto l'elettrone e quindi anche il protone, però si pensa che l'atomo fosse fatto a panettone, che è la cosa più semplice, cioè una serie di cariche messe una vicino all'altra, perché così è una cosa più logica, visto che le cariche opposte si attraggono, l'atomo doveva essere neutro. C'era del positivo, c'era del negativo, visto che siamo tutti attratti e siamo opposti. Poi però è arrivato Rutherford che con il suo esperimento dice no, non c'è verso, l'atomo non è fatto come dice Thomson, ma è fatto come disegnato qua, con un nucleo positivo al centro e gli elettroni che ci girano intorno. Tra l'altro, questo disegno chiaramente non è in scala, perché lo stesso esperimento di Rutherford stabilisce che la quantità c'è tra questa dimensione, cioè il diametro del nucleo, e questa dimensione è 10.000 a 1, quindi è difficile da disegnare, però è importante il concetto. Però qual è il concetto grave qua? Il concetto grave è che qui abbiamo l'elettrone che gira, e l'elettrone che gira è un corpo carico che si muove in modo non uniforme. Ma se si muove in modo non uniforme, l'equazione di Maxwell ce l'ha appena detto, che questo deve mettere in onda elettromagnetica. Abbiamo visto con l'antenna. Ma se mette in onda elettromagnetica, allora questo perde energia. Ma se perde energia, quindi non perde anche velocità, e quindi questo qui, piano piano, deve ruotare e cadere qua. Uno potrebbe dire, vabbè, ok, faccio i conti, mi accorgo che questo processo succede in 4 milioni di miliardi di anni, e il problema non si pone. Adesso faccio un salto e non c'entra niente. Allora, la stessa cosa succede per la Terra intorno al Sole, per il Sole intorno alla Luna. Adesso che abbiamo da poco scoperto le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali cosa ci hanno detto? Che quando ho due corpi massivi che si muovono, questi emettono le onde, quindi perdono energia. Ora, a noi servono i corpi massivi come i buchi neri per vederla questa onda, perché la forza di gravità è estremamente più debole della forza elettrica. Ma lo stesso succede per qualunque massa. Quindi in realtà anche la nostra Terra, che sta girando intorno al Sole, emette onde gravitazionali impercettibili, quindi perde energia, e lo stesso vale per la Luna intorno a noi. Però evidentemente, mentre qua il conto fatto in questo caso qui dice che il tempo di collasso è un miliardesimo di secondo, quindi sicuramente non i 13 miliardi di anni dell'universo, quindi no. Invece, probabilmente i conti, se li fa, dovessero farlo, non li fanno neanche, su quanto tempo ci vorrà prima che la Luna cada sulla Terra, probabilmente chissà quanto tempo ci vuole, solo per l'emissione di una gravitazione. No, perché se rallenta cade. Se il tema è... Il tema è proprio questo, corretto, cioè il tema è... L'aspetto gravitazionale, l'aspetto di perdita di energia, quello per il raggiamento gravitazionale è talmente trascurabile che
che poi ci sono tanti altri fenomeni molto più importanti, mentre qua invece è fondamentalmente qua non c'è verso, qui questo atomo non può esistere. Quindi ad Rutherford ci ha detto che l'atomo non può essere fatto come quello di Thomson, deve essere fatto così, ma questo atomo così non può esistere. E quindi non esiste l'universo, visto che i tempi sono altissimi. Però Bohr se ne esce con una ipotesi, questa volta ad hoc, dice, va bene, sai che c'è? Io dico che qui funziona tutto come, più o meno come aveva detto Planck dall'altra parte, cioè dico che se è vero che per l'onda elettromagnetica l'energia non può essere una qualunque, ma deve essere HF, siccome le leggi della meccanica classica per descrivere i moti circolari usano una quantità che si chiama momento angolare, che è il parente stretto della quantità di moto. La quantità di moto è quel prodotto massa per velocità con cui si analizzano i prodotti. Invece la quantità di momento angolare è diventata che massa per una cosa che gira è massa per velocità per la distanza che ho dal centro in cui. Allora, qual è la coincidenza? La coincidenza è che l'unità di misura di questo momento angolare sono esattamente le stesse unità di misura di quella costante H che abbiamo visto prima. E quindi lui butta lì, proprio la butta lì, e poi dicendo, io dico che per un atomo, solo per un atomo, i momenti angolari sono quantizzati. Cioè, in un atomo non può esistere un momento angolare 1,3H, 1,5H. Intanto si parte da H, come minimo c'è H. 2H, 3H, 4H, 5H. Perché mi serve a lui? Perché dice così, dicendo questo, io dico che è impossibile che questo possa, diciamo, perdere energia, perché dovrebbe passare attraverso pezzi di orbita che sono vietati, che non esistono nemmeno. Quindi, una volta che un elettrone, madre natura, per qualche motivo, l'ha piazzato su un'orbita di quelle premesse, cioè oppure H, 2H, 3H, 4H, quello lì sta. Fine. Non c'è speranza che si muova. Quindi questo gli risolveva il problema della stabilità degli atomi. Ma non solo, cioè, ma facendo i conti, gli faceva tornare anche questo fenomeno qua di Balmer. Perché? Perché diceva, quando io faccio la scarica elettrica del gas, ho nuovamente qualcosa che cerca di dare energia agli elettroni. Se l'energia che viene data agli elettroni è proprio una di quelle energie che permetterebbe un salto da un'orbita a quella permessa successiva, l'elettrone salta. Poi però l'elettrone vuole tornare a casa, dopo un po' risalta, senza passare in mezzo, risalta verso l'orbita che avevo lasciato lì. E nel fare questo, una volta sì che emette la radiazione elettromagnetica, ma emette proprio quella perché fa quel salto lì preciso, salta da un'orbita a un'altra precisa. E andando a fare i conti, guarda caso, venivano fuori proprio le frequenze viste da Balmer. E quindi tutto sembra più o meno. Mancava l'esperienza, diciamo, diretta del fatto che fosse vero che all'atomo io posso dare soltanto certe energie, non tutte le energie. E questa esperienza viene fatta e condotta da Hertz, stavolta non Henry e Gustav, non so anche se sono parenti, con questo esperimento qua, estremamente semplice, lo provo a raccontare. Loro cosa fanno? Loro stavolta prendono dei proiettili, che guarda caso sono sempre degli elettroni. Liberi, no? Gli elettroni liberi si possono generare scaldando un filo, cioè la famosa valvola termoionica. Io scaldo un filo elettrico, ho degli elettroni, ci metto una pila qua, fa queste due cose, una pila che posso svariare, quindi quando c'è una forza elettrica, e quindi ho degli elettroni che lancio alle velocità che voglio. Qui invece in mezzo ho del gas di idrogeno. Quindi questi elettroni vanno a lottare contro gli atomi di idrogeno. Allora, possono succedere due cose.
se è vero che l'elettrone non c'è, cioè, sono una condizione in cui l'elettrone non c'è l'energia, vediamo quindi che sia vero che pur l'elettrone non c'è l'energia perché non ha l'energia giusta, che succederà all'elettrone? Quello rimbalza, ti rimbalza un po' da un lato all'altro, e qualcuno poi arriverà fino in fondo, quindi io produrrò una certa corrente, una frazione di elettroni, a furia di rimbalzare, arriva fino in fondo. Pensate alla pallina da ping pong che rimbalza contro una pallina da basket, no? Ricordiamoci che l'elettrone pesa circa 2000 volte meno un atomo, no? Quindi stiamo parlando di qualcosa che, se non dà energia, rimbalza, mentre gli atomi se ne accorgono che arrivano. Quindi qualcosa rimbalza e basta, qualcosa rimbalza, ma poi arriva fino in fondo. E loro vanno a vedere quanta corrente, cioè quanti elettroni, misurano variando l'energia di incidenza di queste. Guardate cosa osservano, osserva questa figura qua, cioè man mano che cresce l'energia, aumenta, poi c'è un momento in cui non arriva più quasi nessuno. Cosa vuol dire? Che arrivati a questo livello qua, stavolta l'energia dell'elettrone incidente è proprio il valore giusto per far sì che uno degli elettroni interni dell'atomo stavolta se la prenda tutta e faccia il salto. Quindi, se io ho un elettrone, un'energia che non serve, non la riesco a cedere perché nessun elettrone la può prendere, perché quello è quasi come nel caso fotoelettrico, io nessun elettrone può saltare. Io mi do un'energia che fa stare in mezzo, ma in mezzo alla natura non mi permette di andarci, no, non c'è l'energia. Ma se invece sto usando l'energia giusta, l'elettrone interno sì che se la prende. E quindi ecco che quell'incidente non arriva da nessuna parte, si ferma lì. E così via. E guarda caso vengono fuori mentre facendo i conti proprio le energie giuste previste da Bohr e da tutto. Quindi tutto il puzzle si chiude e quindi sembra essere proprio vero che esiste anche questa quantizzazione delle onde. Quindi non è quantizzata soltanto l'energia delle onde elettromagnetiche, ma è anche quantizzata l'energia delle orbite che ruotano intorno. Degli elettroni che ruotano intorno. Come siamo messi? Stanchi? Tutto chiaro? Le domande? Tutto a posto? Ci siamo? Bene, allora, quindi, però, questo modello di Bohr, abbiamo detto, è stato proprio buttato lì, cioè funziona, ma l'ha buttata lì, non c'è niente dietro questa ipotesi, se non dire, siccome ho visto che la Planck funzionava, ho visto che funziona anche qua, che non è proprio il massimo del ragionamento. A risolvere questo problema ci penserà il secondo filone, quello che abbiamo visto qua, quello della vera meccanica quantistica. Quindi fino a qua, quello che abbiamo raccontato è quello che si chiama la prima quantizzazione, perché è solo introdotto il fenomeno della quantizzazione vera. Adesso la quantizzazione vera, la vediamo fra un po', e dove il problema delle onde di nuovo verrà estremamente a colpirci. Perché abbiamo il signor De Broglie? De Broglie, 1924, è un dottorando, il quale, nella sua tesi di dottorato, cerca di tenere, di esporre questa sua bizzarra teoria. Cioè, bene, Einstein e Planck ci hanno detto che per l'onda elettromagnetica vale questa relazione qua, E uguale a HF, energia legata alla frequenza da questa relazione. Ma quindi se Madre Natura ha deciso che per creare le onde ha bisogno di ingredienti che sono un po' onda, un po' materia, ma la natura è simmetrica. Allora ricordatevi che per i fisici esistono due stelle polari, le vedremo tutte e due. Una è la simmetria, l'altra sono le leggi di conservazione. E oggi le vedremo tutte e due, come se non c'è teoria dei fisici che non si basi su queste due capisaldi. Per noi è assoluto. Adesso, quindi, lui dice, ma la natura non può essere asimmetrica. Se è vero che l'onda può essere materia, deve per forza essere vero che materia deve essere anche onda. Quindi i miei atomi, costituenti degli atomi, cioè in quel momento
non ho soltanto il protone, gli elettroni, lui però non è che c'è solo lo due, cioè il costituente della materia, perché altrimenti non si pensa che sia nient'altro, devono per forza avere anche loro una natura ondulatoria. La formula è questa, cioè dove viene legata la potenza d'onda, normalmente alla costante, e a mv, ora se faceste dei conti vi rendereste conto che le due formule stanno dicendo esattamente la stessa cosa, perché sono due modi diversi di dire la stessa cosa, e lui sta usando esattamente la stessa formula, introducendo il concetto che la materia è anche onda. Ovviamente la commissione di dottorato sta per stracciare la tesi, però in caso vuole, la leggenda vuole che proprio da quelle parti si stia passando un certo Albert Einstein, che però per un momento era diventato ormai famoso, per il quale se l'avrebbe detto, sapete, questa idea non è molto male, magari è persino vera. E quindi, grazie a questo commento di Einstein, la tesi di dottorato di Debrouilly viene destinata, prende il suo dottorato e si comincia piano piano a muovere un po' di interesse su questa ipotesi nuovamente di Zara, perché se già prima non capivamo cosa volesse dire nel caso elettromagnetico, che è una cosa bomba, un po' materia, figurarsi adesso nel pensare che noi siamo delle onde, se siamo costituiti da onde, noi stessi siamo delle onde. Ok, si va avanti e nel fare queste indagini, alla fine si arriva a Schrödinger, che è quello che riesce a mettere insieme un po' di ipotesi di che cos'è il significato di questa onda e a far sì che le equazioni della fisica classica venissero trasformate per utilizzare queste ipotesi. Cerchiamo di capire, la situazione di fisica classica era questa, Newton, l'equazione F uguale a MA, cioè l'equazione che dice che se un corpo di massa M è soggetto a una forza F, subirà un'accelerazione tale per cui M uguale a F oppure viceversa, secondo di come ci immaginiamo. E con questa equazione qua e tutte le sue evoluzioni siamo in grado di risolvere tutti i problemi della fisica classica. No? Proprio tutti, non soltanto quelli della dinamica, la termodinamica, poi viene risolta questa l'equazione caposaldo della fisica classica. Allora, ovviamente, Schrödinger cerca di dire, benissimo, io qua ci devo mettere dentro questa ipotesi qua, e ci devo mettere anche questa ipotesi qua, quindi devo trasformare. Cos'è che cerca di fare Schrödinger? Viene fuori questa equazione qui, che a noi non dice assolutamente niente. Ok? Cerchiamo di capire cos'è che fa l'equazione di Schrödinger. L'equazione di Schrödinger dice, quando io ho un problema, anche questo, perché il consiglio di Schrödinger funziona anche con la fisica classica, cioè anche per quello che dice, io, anziché dire, quando io ho un corpo di massa M, diciamo, dotato di una certa velocità iniziale, soggetto a una forza F, io non posso usare F uguale a M, io devo associare al corpo l'onda usando la formula di Debreu. Poi trovare un'equazione che mi permetta di dire in che maniera questa forza F mi fa evolvere l'onda, e questa è l'equazione che fa, che dice questo. La forza F è nascosta dentro questa espressione H che si chiama Hamiltoniana, che è qua dentro. Questa parte qua dice come evolve nel tempo l'onda, sì, l'onda, e questa dice chi è che la fa evolvere, come ha fatto chi è che la fa. Quindi io prendo il corpo, gli associo l'onda, scopro come cambia l'onda grazie alla frequenza, grazie alla presenza delle eventuali forze che stanno agendo su di lui, ho una nuova onda, faccio l'operazione inversa e risalgo e non vedo il corpo. E questo è quello che fa la meccanica quantistica, l'equazione di Schrödinger. Facile a dirsi, decisamente più complicato a eseguirsi, perché l'equazione è notevole. E vi faccio notare, perché poi se ne dirà dopo, che in questa equazione compare questa grandezza qua, I. Chi è che si ricorda che cos'è I? I è la radice quadrata di meno 1. È un numero immaginario. Quindi, per tutta una serie di ragioni, per
poi mi ammorbo oggi, poi magari chi è interessato meglio lo dico dopo, l'equazione di Schrödinger non può che essere un'equazione che usa numeri complessi. Quindi qui si fa intanto un salto notevole, perché mentre la fisica classica usava numeri reali, non solo reali positivi, generalmente le soluzioni della fisica classica sono reali positivi, cioè è vero che io ho velocità negativa, sono negativo vuol dire che velocità positiva crea un valore senso. Non ho mai la massa negativa nella fisica classica. No? Tutto è positivo, se è negativo vuol dire semplicemente che già va un po'. L'unica cosa che è veramente negativa è la carica, più e meno. Però lì serviva perché serviva a poter modellizzare in maniera matematica il fatto che la forza elettrica è sia attrattiva che repulsiva. Quindi per quello sono due segni. Sono due motivi. Quindi qua lui introduce questa equazione che abbiamo capito, perché è importante capire cosa fa. Quindi l'equazione dice, io ho preso un problema qualunque, con la fisica classica usavo F uguale a, qui invece devo prendere, associare l'onda al mio sistema, poi usare la mia equazione, capire come evolve l'onda, e a quel punto riesco a capire come cambia il mio sistema. Questo funziona perfettamente, anche se in maniera molto più complicata per i problemi standard, ma funziona benissimo per l'atomo. Questo ci porta dietro, adesso lo vedremo più poco, gratis, quell'ipotesi che Bohr aveva buttato lì così. Vediamo perché. Allora, io qua ho ridisegnato una possibile orbita, una circonferenza. Okay? In questa circonferenza ci deve stare un'onda, abbiamo detto, perché il corpo che gira qua sopra, secondo il giro deve avere un'onda, l'onda è secondo la regola di De Broglie, lambda uguale a h di lambda, quindi a seconda della massa e velocità del corpo l'onda ha una precisa lunghezza d'onda. Quindi se sto cercando di rappresentare un corpo che continua a girare stabilmente qua dentro, quest'onda che io comincio a raccontare un po' così è un'onda disegnata non a caso, perché è un'onda, come vedete, che si chiude su se stessa. Sempre stessa onda, io qui la uso un pezzo che diventa tutta. Quando io ho un'onda che si chiude su se stessa, questa onda che si chiama un'armonica o un'onda stazionaria, come quelle della corda di Pitagora, della corda di Golino, quelle sono onde che non cambiano come posizione del tempo, stanno sempre ferme lì. Questa onda mi sta raccontando costantemente le proprietà della particella che gira. Se io avessi un altro tipo di onda, tipo questa, che non si chiude, a furia di girare, arriverei a questa situazione qua. Quindi questa onda non mi racconterebbe niente, no? Perché mi starebbe dicendo qualunque cosa, non mi dà il segno di che cosa, di quale siano le proprietà di questo. Quindi soltanto i casi come questi sono casi che possono esistere. E quindi perché si diceva questo da gratis le ipotesi di Bohr? Perché la fisica classica da sola già mi dice che io per poter girare su questa orbita qua, cioè l'elettrone per poter girare su questa orbita qua, deve avere una precisa velocità. Questo lo dice anche la fisica classica. Però direi anche su questa orbita qui, su questa qui e anche questa qua. Per la fisica classica esiste sempre una velocità al quale l'elettrone può girare su una certa orbita. Se però con quella velocità io costruisco un'onda fatta così, ecco che l'equazione di Schrödinger, se passa qualcosa. Sì, si sta scaricando una batteria, non so che cosa. Forse PC, forse non si è scollegato qualche. Forse non è collegato. Io lo devo attaccare, ma forse ho già qualcosa che non c'è. La spina schiaccia. Adesso prima, poi. No, sì. Non va, cambia un po'. Ma questo va, questo c'è andato, no? Sì, ce l'ha con me, sì, ce l'ha con me perché vedo che. Lo dice anche qua. Però può cambiare di territorio. Questo è il telefono che è andato a serve. Sì. Questo di pausa. Fatto apposta.
No, però sono stupito perché l'altro non lo dice a me, lo dice di. Non è che mi hai detto. Sì, perché a me se non lo chiedete, lo dovrei vedere a sotto schermo. Proiettore. Ah, è qua. Ci vuole l'alimentatore. Io direi pure lui, ma c'è un paio di schermo. È lui. Abbiamo trovato tutti. Ok, attacco questo lì. Finita la pausa caffè, quindi diceva, ditemi se il passaggio che sto facendo è chiaro o meno. Quindi, mettendo assieme questi due requisiti, cioè io devo avere una certa velocità, ma questa velocità deve essere tale da garantire un'onda che l'onda deve essere fatta così, cioè deve essere una lunghezza d'onda che sia un sottomultiplo intero della circonferenza, non può essere un sottomultiplo a caso, perché un sottomultiplo a caso avrebbe un'onda che non mi dice un tubo di niente. Ecco che viene fuori automaticamente l'ipotesi di Bohr, perché io su certe orbite posso esistere, altre non possono esistere perché avrebbero un'onda non esistente. E quindi questa equazione si porta dietro poi tutte le conseguenze pratiche che poi l'equazione di Bohr si portavano avanti. Quindi questa ci permette di portare verso una teoria quella che prima era semplicemente un'ipotesi buttata lì a dopo. Ora, chiaramente, in realtà, dicevo qui, noi abbiamo usato un escamotage pittorico, ovviamente in realtà tutto viene fuori, facendo i punti per davvero, volevo sottolineare che non è così banale, cioè che questo è un trucco che funziona per farlo vedere, ma in realtà è tutto un conto di una soluzione dell'equazione di Schrödinger sull'atomo di idrogeno, che già è complicata, poi quando gli atomi diventano più complicati, poi le soluzioni non sono mai esatte, però sono approssimate, però funzionano. Quindi, da quel punto di vista lì, poi la meccanica quantistica classica, fatta nascere così, riesce a descrivere perfettamente la fisica atomica, la fisica subatomica, tutto quello che ci sta sotto ed è un successo galattico. Anche se, diciamo, la cosa più importante è quella di vedere anche, qui, ipotesi, no? Questa prova provata che la materia sia un'onda, la riusciamo ad avere. E questa prova arriva dall'esperimento di Davidson e Gamera nel 27. Questo qui è un caso di serendipity totale, nel senso che loro stavano cercando tutt'altra cosa, stavano cercando di vedere, di capire come sono fatte le superfici dei cristalli, le pepite di nickel, zinco, rame, e usavano come trucco, lo stesso trucco che ho usato Rutherford per capire come è fatto l'atomo, cioè i fisici sparano dei proiettili il più piccolo possibile contro qualcosa, per vanno a vedere come rimbalza, poi faccio due conti, ma io vedendo come rimbalza capisco come è fatto. Però anche loro arriva questo discorso della onda di De Broglie, dico, interessante questo tema che l'elettrone può essere un'onda. E allora cercano di modificare, neanche, cioè l'esperimento non lo modificano nemmeno, modificano il modo di guardare quello che succede. Anziché andare a vedere come viene istituito geometricamente, fanno questo ragionamento che adesso vi riporto. Un fenomeno tipico di qualsiasi onda è il fenomeno dell'interferenza. Okay? Qui vediamo un'onda sull'acqua, qui c'è un generatore di due onde, le due onde interferiscono, e c'erano dei massimi e dei minimi, ok? Lo vediamo anche con la luce, questa è la luce che passa attraverso una finitura, due finiture, tre finiture,
che se voi prendete un CD e ci buttate la luce sopra, vedrete lo spettro, funziona come un prisma, no? Vi apre la... questo perché? Perché essendo la luce un'onda, la luce quando rimbalza dal CD è come se avesse tante piccole sorgenti, quindi a seconda di dove mi muovo c'è il punto in cui ho interferenza costruttiva, il punto in cui ho interferenza distruttiva. È chiaro che non ho interferenza, ci sono punti in cui, siccome le onde arrivano da diversi punti, ci sono delle posizioni in cui i diversi cammini permettono alle onde di arrivare tutte e due in fase, e quindi ho interferenza costruttiva. Ma c'è un punto diverso dove la mia onda arriva una che sale e l'altra che scende, e quindi c'è un'interferenza distruttiva. Quindi di buio, qua, colore. Quindi per il blu è qui, per il rosso è qui il massimo. No? Quindi ecco perché ho questo spettro. Comunque anche quando ho un colore solo, come in questo caso il rosso, la frequenza è la stessa. Quindi c'è un punto in cui le due onde interferiscono positivamente e vedo il rosso. C'è un punto in cui interferiscono negativamente, c'è una sala a scendere e vedo niente. È quello che succede qua. Quindi quando io ho un'onda che viene riflessa da qualcosa che non è liscissimo, come il caso del CD, il CD perché genera questo problema qua? CD? Perché genera questo fenomeno? Perché il CD non è una superficie liscia. Il CD è una superficie che ha delle scramature, e queste scramature sono quelle che generano questo fenomeno di interferenza. Allora, lo stesso succede con i cristalli. Ora, io adesso faccio vedere quello che è stato visto in realtà con un esperimento fatto 40 anni dopo. Che è un esperimento che fa, intanto fa passare l'elettrone attraverso due fenditure. Questo perché è più chiaro il risultato. Nuovamente, se io faccio passare l'elettrone attraverso due possibili ostacoli, se questo è fatto soltanto di materia, io avrò solo due macchie. Mentre se questa è un'onda, se io penso che qui sta arrivando un'onda, nuovamente io ho una sequenza di macchie, non macchie, macchie, non macchie, perché ho fenomeno di interferenza. E infatti quello che viene visto qua, adesso qui vedete cinque fotografie, ogni elettrone ovviamente quando colpisce l'asta fotografica che sta dietro lascia una macchia sola, e questa è la grossa difficoltà nell'interpretare dove sia quest'onda, perché l'elettrone comunque poi si comporta come una pallina, no? Quando io poi vado a misurare dov'è, lui è in un punto solo. Quindi arrivano un po', poi sono arrivati sempre di più, poi sempre di più, poi sempre di più, poi sempre di più. Ed ecco che si è riprodotto in realtà questo fenomeno, questa figura qui. Quindi tanti elettroni, anche se sono arrivati uno alla volta, non si sono influenzati, in realtà si distribuiscono come se fossero guidati da un uomo. E quindi qui nasce la vera interpretazione di cosa vuol dire quest'onda. Questa onda rappresenta la probabilità di poter misurare, in questo caso la posizione di un elettrone, in un certo punto, in un certo istante. Quindi quello che scompare con la meccanica quantistica è il concetto di traiettoria, il concetto di precisione della misura. Se io conosco la velocità dell'elettrone, non potrò mai sapere qual è la sua posizione. La sua posizione viene descritta da questa onda, quindi io so che lui avrà una posizione precisa se vado a fare la misura. Ma qual è questa posizione non lo so, so soltanto qual è la probabilità di trovarlo lì, piuttosto che là, piuttosto che là, piuttosto che là. Chi me la dice? L'onda di De Broglie. L'onda di De Broglie è quella che mi racconta qual è la probabilità che io, facendo un certo esperimento, ottengo un certo risultato. Astraiamo, che poi il concetto si estende non soltanto alla posizione elettronica, ma a tutte le grandezze fisiche. Quindi la meccanica quantistica usa questo dualismo onda-materia, dove l'onda racconta semplicemente, si può dire, la probabilità di trovare un certo valore con una certa quantità fisica da misurare a seconda di quello che di come, quello che dice l'onda. Quindi prendiamo l'equazione di Schrödinger. L'equazione di Schrödinger cosa fa? Prende l'oggetto, gli associa un'onda, quindi mi dice qual è la probabilità che abbia certi valori. Poi la forza
un gioco, fai evolvere l'onda, la nuova onda, io so qual è la probabilità, e mi impingo verso la probabilità che il mio sistema fisico sia evoluto verso lo scenario A, B, C, D e F. Chiaro che se non fare una misura sola non mi dice niente, se ne faccio tante mi accorgo che in effetti è proprio quella probabilità che viene, fuori. Quindi questa è la grande forza, la grande stranezza della materia quantistica, perché trasforma il mondo da un mondo deterministico a un mondo probabilistico, cosa che fece, non dico incavolare, ma diciamo, creò un grossissimo conflitto proprio fra Bohr, che era uno dei convintissimi di questa interpretazione, e Einstein, che invece non l'aveva mai saputo sopportare. Per Einstein è possibile, per Einstein c'era le valori nascoste, noi probabilmente non riusciamo a misurare delle cose. Quindi Einstein fino alla morte ha cercato, pur essendo stato uno dei padri della meccanica quantistica, ha sempre cercato di trovare un qualcosa che confutasse questa interpretazione, questo dualismo onda corpuscolo, sotto l'interpretazione che si chiama di Copenaghen, quello che ho appena detto, cioè quello del fatto che l'onda descriva la probabilità di trovare delle variabili di un sistema fisico in un certo range di valori. Per lui questo era impossibile. La sua frase famosa, Dio non gioca a dadi, questo probabilmente si sentiva tutti interessati, se proprio perché lui non piaceva. Mentre Bohr e Heisenberg erano degli entusiasti. Schrödinger di prima, anche lui era uno scettico, tant'è che lui tirò fuori il famoso paradosso del caso di Schrödinger, che tutto parlò, perché era quello sbagliato, lui cercava di confutare la sua stessa conclusione. Quindi abbiamo comunque visto qual è l'impianto, tutto sto casino qua per arrivare al signor di Schrödinger. Vuol dire, no? E dice, bene, bella questa equazione di Schrödinger, no? Che è bellissimo. Peccato che non tiene conto della relatività, come ha detto il presidente. Cioè, fino adesso detto, ma come ha ragionato? Cioè, ha preso F uguale a MA e ci ha messo l'onda di W. Lui dice: no, io non posso fare come ha fatto Schrödinger, che ha usato, diciamo, l'equazione di Newton, per questa energia espressa secondo le formule di io devo usare per forza l'equazione di Einstein, devo usare la relatività speciale. Ora tutti però noi conosciamo l'equazione in questa maniera qua, E uguale a mc quadro. In realtà l'equazione porta dentro anche questa, che sarebbe l'energia cinetica, anche se non è, quando si passa dalla fisica classica alla fisica relativistica, l'espressione dell'energia cinetica, cioè l'energia del corpo che si muove, non è proprio questa, è un po' diversa, non tanto. Quello che conta è che la equazione di Einstein è fatta così. Non è E uguale a mc quadro, è E quadro uguale a m quadro, c'è la quarta più l'energia cinetica al quadrato. Non ci importa quale sia la forma. Perché adesso dire, dice, ok, intanto cominciamo a vedere cosa succede tra la particella ferma. K scompare, l'equazione di Einstein è E quadro uguale a M quadro c'è qua. Ma adesso il matematico ci dice che E non è MC quadro, ma è più o meno MC quadro. E perché io vi ho detto prima, attenzione a quella maledetta I che c'era qua dentro? Perché se addirittura l'equazione è sul campo complesso, neanche più sul reale, io non posso più andare a dire che le uniche soluzioni sono quelle del più. Perché fino a prima, finché era la fisica classica, tutto era reale positivo, e dico, vabbè, ok, più o meno, almeno non significa niente, butto via. Quello che conta è più. Ma qua l'equazione stessa nasce con i numeri complessi. Come faccio a dire che io non posso prendere meno invece qua? Meno MC quadro deve esistere. Quindi intanto l'equazione diventa questa. Perché poi c'è un secondo problema per trasformare l'equazione in un problema che è quello che serve per introdurre il fatto di spin, di mezzo, di cui non parlerò, perché oggi non ci interessa, più interessa l'altro. Quindi questa equazione risolve tanti problemi. Ma uno di questi è appunto quello di dire, devo risolvere questo stramaledetto
problema del più o meno mc quadrato. Che cosa vuol dire avere una particella con l con massa meno? Siamo durante. Però a dire che si viene fuori con una soluzione veramente, veramente geniale, una cosa incredibile. Bene, allora io riprendo l'esempio, diciamo, atomico, no? Dei livelli energetici, quindi avere energia mc quadro vuol dire essere in un certo livello, avere meno mc quadro vuol dire essere in un altro livello. Il problema qual è? Il problema è che mentre con l'atomo, no? Ad esempio l'atomo, tutto era facile perché io ho il più basso, che è quello, alla peggio c'ho zero, poi, e poi posso solo salire. Qui, col fatto che c'ho meno, non c'ho un limite, io meno, meno 2m, vado giù fino all'infinito, ok? Posso andare giù quanto voglio, visto che c'ho meno, poi posso andare fino a meno infinito, non mi posso fermare a zero. E allora lui introduce un concetto che forse voi avete già sentito dire tante volte adesso, che per me è la teoria quantistica dei campi, per sapere l'evoluzione della teoria quantistica dei campi, in realtà, ad esempio quello del vuoto quantistico che non è vuoto, no? Il vuoto non è vuoto, ma il vuoto è pieno. Lui cosa dice? Dice tutti questi, il vuoto, il nulla, in realtà è strapieno di particelle. E piena di particelle sono tutte quelle che occupano i livelli energetici meno m, meno 2m, meno 3, tutti meno m qualcosa, sono tutti già occupati da particelle che stanno lì dentro. Sono questo il punto. Forse Damiano qua avrebbe già, perché poi qui si scopre con il Big Bang, cioè qui ci sarebbe già pronto con la sua cioè, lo salutiamo. Ok, bene, quindi abbiamo questo che si chiama mare di Dirac, il mare di Dirac si chiama. Il mare di Dirac è pieno di particelle che però sono il vuoto. Che succede? Succede che se per caso in questo vuoto arriva una sorgente di energia sufficiente, come nel caso di Bohr, per fare un salto, io ho una di queste particelle che da qua salta qua. Ecco che ho la mia particella di massa M. Quindi quando io... La materia, com'è che viene creata? La materia che noi vediamo? È stata creata così, grazie al fatto che dell'energia ha preso un pezzo di questo vuoto e l'ha spostato su un livello energetico più alto. Ok? Ok? Sì, allora, però attenzione, qui adesso dobbiamo entrare nel secondo sacro graal, legge di conservazione. Allora, io, il mio vuoto, io, le mie leggi di conservazione funzionano qua, io qua c'ho zero. Improvvisamente arriva un fotone che per fare questo salto deve avere energia 2 m quadrato. Questo passa da meno m a 2 m. Ok? E poi adesso non trovo il fotone e ho una particella con energia più m quadrato. E l'altra m quadrato non è finita? Non solo, aggiungo. Io qua, supponiamo di quello che stiamo parlando di elettroni, io qui prima avevo carica zero, adesso ho carica quella dell'elettrone, perché non c'ho, quindi io qui sto violando due leggi di conservazione, quella della carica e quella dell'energia. Non esiste quello che siamo vedendo, non si può, ci deve essere un'altra via. Leggi di conservazione sono quelle che hanno permesso di scoprire il neutrino, leggi di conservazione sono quelle, cioè la fede della legge di conservazione sono quelle che hanno permesso di scoprire il neutrino, di scoprire una variabile importantissima del modello Bohr che si chiama la stranezza. Quindi le leggi di conservazione hanno dimostrato di essere veramente al sacro grado della fisica. E questo è un bellissimo caso, perché lui dice, allora sapete che c'è? Vuol dire che questo buco che si è creato qua, qui c'è un buco,
perché questa saltata, questo gruppo si chiama qua, io lo vedo con un'altra particella, che ovviamente ha la stessa energia della prima, così ho la conservazione dell'energia, e ha la carica opposta, e così ho la conservazione della carica opposta, e la chiamo antiparticella. E lui dice, non esistono solo gli elettroni, devono esistere anche gli altri elettroni. In qualche modo devo vedere anche gli altri elettroni. Siamo nel 1928, quando lui fa questa ipotesi che è sconvolgente, probabilmente non va bene, non basta che le cose siano a posto, e qualcuno vuole che nel 1932 arriva un esperimento, paradossalmente la prima particella scoperta che non fosse un elettrone o un protone, la prima nella storia, è proprio l'antielettrone, oggi chiamato positrone, con questa foto qua. Adesso cercherò di raccontarvi perché questa foto, chi la vede dice questa è una riga con della cosa nera, no? E perché mi dice che questo qua è un antielettrone? Da Carl Anderson, che mostra chiaramente a chi la sa leggere, questo qua è un elettrone con la carica positiva anziché con la carica negativa. Da lì in poi tutto è riuscito. Adesso vi faccio semplicemente un brevissimo raccontino di come funzionano questi oggetti qua, che si chiamano camera media o camera media, e che sfruttano una proprietà semplicissima. Adesso vi faccio vedere se riesco a fare quello che volevo fare. Questo. Vi faccio vedere un breve video introduttivo. Posso partire. Allora, cosa fa l'acqua quando c'è una velocità? Io qui sto caricando un corpo scientifico importante, il campo del corpo. Vedete che l'acqua si piega. Lo stato cambia, cioè, il nostro. Vedete? L'acqua viene attratta dal corpo elettricamente caro, quindi si sposta. Allora, come funzionano questi strumenti qui? Questi. C'è un signore che, ovviamente, per tutt'altri motivi, che si chiamava Wilson, aveva bisogno di creare della nebbia in degli ambienti controllati, quindi in dei contenitori. Crea questa nebbia viene, ma si accorge, vedete che c'è la materia radioattiva vicino, ma si accorge che le radiazioni lasciano una. Alcune lasciano una traccia dentro queste camere. Perché lasciano una traccia? Perché funziona proprio come abbiamo visto prima. Se io ho un corpo carico che attraversa la nebbia, abbiamo appena visto che un corpo carico attira l'acqua. Quindi in questo caso, questo attira verso di sé tutte le alcune delle goccioline che sono nella. Il suo passaggio lascia una traccia. È esattamente quello che succede quando gli aerei lasciano la scia in certe condizioni termodinamiche sono le condizioni buone, per cui l'aereo passando si elettrifica, come succede a noi quando andiamo in macchina e poi scendiamo trattarci, mettiamo una cosa. Lo stesso vale per l'aereo, quindi lui si elettrifica e lascia e attira la scia. Questo uguale lascia la scia. Quindi, andando a studiare queste scie, che a quei tempi venivano lanciate soltanto le particelle scoperte fino a quei tempi, quindi gli elettroni che sbucavano fuori dalle radiazioni beta, piuttosto che i protoni, una coppia di protoni delle particelle alfa, oppure qualche protone che arrivava dai raggi cosmici, i fisici stavano cercando di fare queste, cioè di capire cosa succedesse proprio dai raggi cosmici, e casualmente la prima cosa che vedono è questa traccia qua. Questa è una traccia il cui spessore è identico allo spessore che viene lasciato da un elettrone. Quindi è la classica traccia di un elettrone.
fatto è che la sua curvatura dentro un campo magnetico, perché questa lamina qua è messa dentro un campo magnetico, è esattamente opposta a quella che invece lascerebbe un elettrone. Cioè, un elettrone curverebbe in un senso, questa curva esattamente nell'altro. E quindi è grazie a questa analisi qui che si ha la certezza che quella che viene osservata è una particella di antimateria, la particella l'antielettrone, previsto da Dirac un po' anni prima, con la sua incredibile equazione. Quindi la famosa equazione, la famosa frase di Dirac, che la mia equazione è stata più intelligente di me, è proprio relativa a questo aspetto, perché con questa equazione sono venute fuori tantissime cose, come appunto questa qua della candela, e quindi adesso si capisce perché questo equivoco dell'equazione dell'amore, perché abbiamo appena visto che a ogni particella corrisponde un'altra particella. E questo è un grosso problema, tuttora, perché dove è finita tutta questa antimateria? Tutto funziona. Allora, l'equazione di Dirac funziona, l'antimateria ce l'abbiamo vista, bla bla, ma l'antimateria che speculare alla materia di cui osserviamo l'universo, dov'è? Questo è uno dei grandissimi problemi irrisolti, la asimmetria materia-antimateria. Può essere nascosta e fare parte di questa materia oscura che in parte diciamo che non sappiamo che cos'è? Chi lo sa? Quindi questo qua dell'antimateria è un campo in questo momento non risolto. Cioè, è evidente, ma come mai ci sia questa asimmetria non è affatto chiaro. E quindi adesso si svilupperà, siamo finalmente arrivati al punto di vista, si svilupperà, questo poi è un altro esempio, per esempio, in una situazione della coppia elettrone-positrone, no? Quindi qui è arrivato un fotone da parte qua e ha generato proprio la coppia elettrone-positrone, questi sono due, una curva in un senso, una curva in un altro, sono proprio l'uno l'opposto. E da qui adesso si propaga tutta una fisica che deve ancora essere risolta, quindi tutto da capire, perché appunto è difficilissimo. Tanto è sbagliato chiamare antimateria, questa è un'antiparticella. L'antimateria sarebbe se io riuscissi a costruire un antitavolo, però è un po' difficile ancora. Sono riusciti a fare qualche antiatomo, sono riusciti a farlo, non so quanto fosse stabile, però sono piano piano. Però il tema grosso è proprio questa fortissima asimmetria, e come diceva prima il presidente, questa è la lapide che trovereste nella abbazia di Westminster, è vicinissima al monumento che è dedicato a Newton, sempre nel presenza dell'abbazia, lapide dedicata alla Dirac, con la sua equazione scritta qua in maniera un po' più correttissima, solo meno chiara di prima. La data di nascita, la data di morte di Dirac, vedo che la lapide sia stata messa nel 95, sono stato grandissimo, e io posso anche ringraziarvi per l'attenzione, e ovviamente sono a disposizione per qualsiasi domanda, sempre che non vi abbiamo uccisi. Chi è pazzo, ogni appunto perché devo essere un bellissimo. Va bene, sono qua, se no ditemi tranquilli, non mi offendo né se vi ho uccisi tutti, possiamo accendere la luce, no, accendiamo, risvegliamo la stanza.